Beh sì, master ne abbiamo fatti diversi perché siamo ormai quasi al 90° master e devo dire che di questi 90, individuarne uno di non successo è difficile, cioè hanno prodotto fin dall'origine di questa esperienza una buona soluzione per le imprese, per i ragazzi e per le istituzioni formative, gli Atenei piemontesi in particolare. E sottolineo che fin dall'origine di questa esperienza, piuttosto piemontesi, devo dire, ci sono anche in altre regioni, però non su questi volumi e non con questa consolidata forma, diciamo così, è un po' più episodico da altre parti. Nella storia di questo meccanismo, devo dire, tutte le amministrazioni regionali che si sono succedute hanno comunque ritenuto utile dare continuità a questa formula, quindi non ci sono stati momenti di blocco di queste iniziative perché ritenute da un punto di vista delle amministrazioni poco utili al territorio piemontese. Anzi, sempre più nel tempo si è ritenuto anche sul piano strategico di intervenire mettendo a disposizione quei fondi molto difficili da usare, che vengono definiti fondi strutturali e che di fatto sono ormai il vero portafoglio delle regioni, in particolare della regione Piemonte, perché i fondi disponibili sui bilanci regionali, i cosiddetti tra virgolette liberi, sono oggettivamente molto ridotti o comunque dirottati verso quei servizi, diciamo, obbligatori, quali quello della sanità e dei trasporti, per intenderci, no? Su queste altre iniziative, diciamo, il riferimento della programmazione comunitaria di fatto è il riferimento principe su cui il Piemonte ha inteso scommettere e mettere a disposizione dei territori questa strumentazione. Qual è un po' la novità che si è introdotta molto recentemente? L'amministrazione, in questo caso questa amministrazione, ha ritenuto di coordinare gli effetti che i fondi strutturali possono offrire al sistema produttivo piemontese con un fine, renderlo sempre più competitivo. E di conseguenza penso abbiate intuito nelle procedure che in qualche modo vi hanno portato a realizzare questa iniziativa che si è unita alla possibilità di ottenere delle risorse su programmi e processi di innovazione e di ricerca. E si è, diciamo, avvicinato a questa possibilità di ottenere queste risorse lo strumento dell'altoapprendistato, come strumento di formazione di quei profili normalmente medio-alti che le imprese possono raccordare a questi programmi di ricerca. Ecco, il primo è un fondo strutturale che si chiama PESR o anche un altro binario a volte dello Stato, il secondo è un altro fondo strutturale che si chiama Fondo Sociale Europeo e interviene in modo specifico sulle risorse umane. Ecco, questa è stata un'iniziativa sicuramente di strategia politica che poi è caduta nel meccanismo burocratico che la Regione ha dovuto immaginare. Ecco, per questo dicevo dei feedback, perché noi abbiamo immaginato una macchinetta che è quella che voi avete tra virgolette letto, gestito e vi hanno portato a essere qui oggi. Non è detto che sia la formula migliore, quindi cercheremo di monitorare nel tempo il fatto che se ci sono certe situazioni che danno ancora un peso alla burocrazia, che cercheremo sempre più di ridurre, magari caricandola su strutture che molto bene la conoscono, ma soprattutto molto bene la gestiscono e scaricandola dalle imprese, mi riferisco a strutture intermedie come sicuramente l'azienda Skillup e altre strutture intermedie che sono gli Atenei piemontesi che si fanno carico, cioè dietro il fatto che qui ci sono questi ragazzi e queste imprese c'è un lavoretto non banale sul piano burocratico che forse voi non avete visto, ma avete ricevuto essenzialmente dei servizi e delle possibilità di agire. Ecco, questa formula qui è partita con la prima piattaforma, la fabbrica intelligente, che non so se è questa a cui facciamo riferimento oggi, Sì, credo di sì, peraltro nata con finanziamenti non del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ma con finanziamenti del Ministero
Ministero dell'Istruzione, però il meccanismo poi l'abbiamo replicato su tutte le altre piattaforme che sono già in parte attiva, in tipo industrializzazione della ricerca, cosiddetta anche IR quadro, e poi ne stanno partendo altre tre riferite alla chimica verde, alla salute, all'agroalimentare e anche altre sul piano tecnologico che saranno programmate nei prossimi 18-24 mesi circa. Ecco, questo per dire che il volume delle risorse finanziarie disponibili alla ricerca e all'innovazione vedrà correlata la possibilità di formare risorse umane, peraltro formarle oltre che in una forma estremamente efficace, perché lo vediamo dai numeri. In sostanza nell'alto apprendistato sono passati ormai circa 1000 ragazzi da quando siamo partiti, tutti concluso il percorso hanno avuto il posto di lavoro stabilmente confermato nelle aziende dove sono state inserite come apprendisti di terzo livello, come si dice. Chi non è rimasto in quelle imprese è perché ha trovato un'impresa probabilmente più generoso sul piano dei salari, che quindi si è portato via una risorsa umana fortemente preparata. Però sul piano del mercato del lavoro si è prodotto uno strumento che ha garantito alti profili professionali e stabilità occupazionale. Questo è un altro effetto che certamente l'amministrazione regionale deve considerare come uno degli obiettivi nella idea di sviluppare il nostro territorio regionale. E questo è un po' rivolto alle imprese, sono proprio informazioni così spicciole. Peraltro aggiungo che non escludo, magari credo che Skillab in questo possa essere un facilitatore di informazione, che le assunzioni che già hanno fatto le imprese qui presenti potrebbero ottenere anche, diciamo, un incentivo economico, non più dalla regione in questo caso, ma da un raccordo con uno strumento nazionale che si chiama PIXO, però che è gestito all'interno del territorio regionale da un'azienda pubblica che adesso si chiama AMPAL Servizi, prima si chiamava Italia Lavoro, e quindi immagino che nei prossimi giorni possa esserci un raccordo tra le imprese e Skillab per vedere se questa disponibilità è ancora in corso, come mi pare sia fino a tutto marzo 2017, che sostanzialmente ristora le imprese con un cash di 6-7 mila euro ad assunzione. Concludo ancora con due battute. Noi avremo piacere di avere un rientro di questa esperienza molto nuova, è l'unica formula nazionale che vede l'unione e il coordinamento di fondi strutturali sotto questa forma, e quindi probabilmente ci sarà un po' da tarare alcune cose, quindi è possibile che vi troverete o un questionario o una visita aziendale che vi chiede un po' come stanno andando le cose. I ragazzi, complimenti, avete fatto presentazioni straordinarie, molto interessanti, alcune anche veramente simpatiche. Mi pare di aver colto che la squadra di riferimento del calciatore era la Juventus, e se ho colto bene, sono contento che sia così, mi pare di aver colto che l'Alessandrino fosse una persona di Acquiterno, sono molto contento perché anch'io sono di Acquiterno. Ecco, a voi avete un contratto di lavoro a tutti gli effetti che è identico al mio contratto di lavoro, ovvero state portando a casa dal primo giorno i contributi, avete le ferie, avete la tredicesima, la prima introduzione, insomma avete tutto ciò che un cosiddetto lavoratore fortunato ha, ed è un contratto che nasce peraltro, come si dice in termini tecnici, a tempo indeterminato, tuttavia è un contratto di apprendistato e quindi l'azienda a conclusione del periodo di apprendistato ha la facoltà di lavoro, in quel caso non agisce perché è già nato a tempo indeterminato, oppure ritiene di interromperlo senza giusto motivo o giustificata causa, e che ha una facoltà di recesso, diciamo così. Però attenzione, siamo dentro una forma contrattuale non di secondo grado, ma la forma contrattuale più tutelante che esiste nella legislazione lavorativa.
anche se è un termine che per certi aspetti ricorda mestieri, diciamo, più poveri dal punto di vista dei contenuti e delle competenze, c'è stata un'evoluzione piuttosto straordinaria, comunque con il termine di apprendistato, che porta ad esempio qui in Piemonte ad avere 55 ragazzi che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca con un contratto di apprendistato. Solo per sottolineare che anche laddove i vostri ex colleghi di università ritengono che questa definizione li porti alla bottega artigiana, per quanto importante essa sia, o a profili di lavoro e professionali di piccoli contenuti professionali, non è così. L'apprendistato è molto articolato nelle sue varie forme. Quella che voi state gestendo e avete a disposizione è la forma più alta, infatti si chiama anche nelle varie definizioni alto apprendistato. Ecco, con questo io direi chiudo la mia comunicazione. Congratulazioni a tutti e buona fortuna.